tregua, ha retto solo poche ore, poi la Bosnia è riesplosa da questo Etna balcanico, per usare un'immagine di cronaca, ha ripreso l'eruzione di odio sedimentato nei secoli. Combattimenti a Sarajevo per il possesso dell'aeroporto, sotto attacco ancora Mostar e Kupres, porta verso l'Adriatico. I serbi accusano i croati ovviamente accusano i serbi, i musulmani, terza componente, denunciano impotenza politica. Le mosse dell'esercito federale sono ambigue e di fatto favoriscono i serbi. Molti sono convinti che è in atto l'estrema battaglia per la spartizione della Bosnia, terra di frontiera tra Occidente ed Oriente, tra Roma, Bisanzio ed Islam, per la frantumazione, insomma, di questa repubblica di centro tra Serbia e Croazia. Le fiumane di profughi si muovono in questo senso, i serbi verso la Serbia e i croati dell'Erzegovina verso la loro patria d'origine. Lasciano alle spalle villaggi rasi al suolo e famiglie distrutte. Però i musulmani, che sono la maggioranza, non hanno dove scappare perché la Bosnia è la loro patria, e allora tessono intese che potrebbero riportare questa repubblica nel Medioevo, intese con gli albanesi del Kosovo, intese addirittura con la Turchia, mentre dalle moschee sempre più alta si fa la voce del fondamentalismo islamico. Ancora combattimenti in Bosnia, alla vigilia dell'ennesima missione balcanica dell'ex segretario di Stato americano Vance, ora inviato straordinario dell'ONU. I caschi blu sono già arrivati in massa, ma la situazione non è certo migliorata. Centinaia di vittime, decine di migliaia di profughi cercano di scappare, tutti serbi, croati, musulmani, che sono i più isolati. Il governo di Sarajevo è paralizzato, le intese interetniche, le intese interreligiose sono tutte saltate. Il presidente Izetbegovic, leader dei musulmani, è un uomo solo in questa primavera insanguinata. Nessuna previsione è così possibile. Se ci sarà negoziato, sarà un negoziato molto lungo, perché troppi sono stati morti dalle tre parti, troppe le distruzioni e poco chiare in realtà restano le intenzioni delle due potenti retrovie della Bosnia, la retrovia serba e la retrovia croata.